Faccio. Cari amici del social, sono qui per parlarvi della canzone Cateto di Elio Strattese, contenuta nel primo disco Elio Samaga Uca Pancaria Naturu. Partiamo dal titolo. Il titolo per me è sempre stato molto importante, cioè se trovavo un bel titolo poi ero sicuro che il brano sarebbe stato fantastico. In questo caso però credo che non sia accaduto questo, o forse sì. Resta il fatto che Cateto sicuramente è un'idea di Faso, che all'epoca mi parlava sempre di cateti, completamente fuori luogo, cioè da ogni parte c'era un cateto. Per cui cosa c'entra il titolo Cateto con il contenuto del brano? Niente. Però è un bel titolo, e quindi poi tutto quello che è arrivato dopo, anche se non c'entra niente col titolo, è merito del titolo, quindi grazie Faso. In realtà però questa è una canzone, una classica canzone nata da un mio arrivo a casa Conforti, in cui ho detto, ho avuto un'idea, facciamo una canzone che parla di... In questo caso la mia idea era, facciamo una canzone che parla di una storia assurda, non che le altre fossero delle storie non assurde, però questa qui era un pochino più assurda delle altre, e quindi tutto il gioco di parole dell'erba, l'erba sulla faccia di quello che è nato erba e la merda sulla testa di quello che è nato invece a Chicago, e poi il viaggio in aereo da erba a Chicago e da Chicago a erba, lo scontro aereo nei cieli e questo amore a tempo, diciamo, molto breve, che dura solo lo spazio della caduta dagli aerei di questi due esseri umani, che però non è detto che sia meno intensa di storie che durano 40 anni, ecco, no? Quindi, e alla fine questa aiola, questo arrivo dei contadini con le voci gutturali. Va anche detto che non arrivavo più nella stanzetta di Rocco Tanica con il suo pianoforte, ma scendevo nei sotterranei della sua casa, dove lui nel frattempo si era allargato e aveva montato delle tastiere elettroniche enormi, diciamo. Va anche aggiunto che a un certo punto nella composizione di questo brano, che voleva essere come al solito musicalmente originale, strano, irraggiungibile, quindi ad esempio la contrapposizione contemporanea di una terza maggiore e una terza minore voluta, fortemente voluta e fortemente eseguita tutte le volte che si canta questo brano, a un certo punto in questa ricerca spasmodica dell'originalità ci troviamo in una fase di crisi creativa, per cui la grande idea di Rocco Tanica è prendere uno spartito di Benedetto Marcello, capovolgerlo e suonare le prime note che ci appaiono. E così è. Credo che sia la parte che fa ta 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 ta, che infatti non è particolarmente, diciamo così, orecchiabile. Ascoltate Cateto.